Ha chiesto di intervenire il consigliere De Santis della lista civica Raggi. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera a tutti i colleghi consiglieri. Io ho visto, Sindaco, il momento della seduta in cui ci troviamo, asciugo un po' quello che avrei voluto dirle, ma anche perché lei ha integrato queste linee programmatiche che nel documento che abbiamo letto c'erano sembrate francamente risibili dal punto di vista della sostanza. Ho apprezzato quindi che lei abbia aggiunto delle questioni che riguardavano la sostanza o comunque un qualche percorso, quantomeno dal punto di vista della forma, rispetto a questi obiettivi o principi che vengono elencati in questo documento che comunque noi dovremmo andare a votare o comunque ad andare ad esprimere un giudizio, ad andarne ad esprimere un giudizio in merito. Perché le linee programmatiche, lo hanno detto già in molti colleghi, appaiono più un'operazione di marketing che non un documento che abbia come substrato un agire amministrativo. Ma immagino che vi sia modo in seguito e successivamente anche al di fuori di questo documento di comprendere quali siano i percorsi attraverso i quali arriverete a raggiungere obiettivi che per carità sono condivisibili in larga parte, perché chiaramente chi non vuole una Roma verde, chi non vuole una Roma dei giovani, chi non vuole una Roma dei mari, dei fiumi o quant'altro. Dico questo perché, caro Sindaco, io ritengo che in questo momento ci sia necessità di evitare qualche annuncio di troppo e concentrarsi invece sulla sostanza di molti dei problemi che attanagliano questa amministrazione, rispetto ai quali da parte nostra troverete comunque una umile, questo lo voglio sottolineare, una umile disposizione d'animo di guardare i problemi che voi incontrerete, Sindaco. Sono dei problemi che non si risolvono con la bacchetta magica, quindi non si risolvono con le linee programmatiche che abbiamo letto, anche perché non vi sono appunto le soluzioni quanto soltanto gli annunci. E quindi da questo punto di vista assicuriamo lealtà e, ripeto, disposizione d'animo rispetto a quanto andrete a fare, valutando i fatti, valutando tutto ciò che ci sottoporrete, sempre per il bene della città e dei cittadini. Dico questo, me lo consenta, per il semplice fatto che in passato questa buona disposizione d'animo, e non è il suo caso, io ho molto apprezzato anche i passaggi in cui lei ha riconosciuto il lavoro su Expo che è stato fatto nella precedente amministrazione, e riconosco anche che ci sono da parte sua dei toni nettamente diversi rispetto a qualche suo collega, e devo dirle che questa è una cosa che anche dal punto di vista personale apprezzo molto. Detto questo, nel breve tempo che mi è concesso, faccio un brevissimo passaggio anche su alcuni aspetti di sostanza. Uno in modo particolare che riguarda le politiche abitative. Nelle linee programmatiche, Sindaco, non vi sono dei passaggi tecnici o strutturali. C'è un passaggio in cui, apro virgolette, cito: condurremo fuori dalle bolle di povertà ed emarginazione sociale i quartieri meno benestanti della città. Ora, chiaramente io mi auguro che questo possa avvenire, però c'è subito dopo, in questo caso, un elemento che viene aggiunto, è quello della creazione di un'agenzia per le politiche abitative. Ora, noi qui abbiamo, glielo dico avendo amministrato anche questo ente nella precedente consiliatura, un dipartimento patrimonio che necessita di un rafforzamento in termini di personale, in termini di personale di comparto, di personale dirigenziale. Un dipartimento rispetto al quale bisogna assolutamente dare priorità ed averne cura perché si occupa di questioni delicatissime, molto sensibili. Per cui se esistono delle risorse, io direi, Sindaco, di dare priorità alla cura di questa macchina prima di disperdere
disperdersi nella creazione di agenzie che in molti casi, e non dico che sia questo, servono soltanto a distribuire delle posizioni per qualcuno che magari ne è rimasto senza. E sempre in tema di macchina amministrativa, Sindaco, lei in campagna elettorale ha dichiarato che avrebbe assunto 2.000 giardinieri, il che come proposito è sicuramente un ottimo proposito. Lei però è stato anche Ministro dell'Economia, quindi conosce benissimo il fatto che esista un turnover al 100% nella pubblica amministrazione e che questo ente in pensionamenti perde circa 700 dipendenti l'anno, il che significa che le assunzioni possibili, a meno di altre iniziative del governo che facciano quanto non è stato fatto sotto la precedente consiliatura, può assumere tendenzialmente 600-700 persone l'anno. Sappia quindi, Sindaco, che c'è un concorso in piedi ed un piano assunzionale anche deliberato dalla precedente giunta con la delibera numero 47 del 2021. È un concorso che è stato sostanzialmente già definito con delle prove concorsuali che si sono concluse nel mese di luglio, nei primi giorni del mese di agosto. Io credo che sia molto importante curare questa macchina amministrativa, Sindaco. C'è stata una carenza di personale che parte, che affonda le radici in anni che sono oramai per i vari blocchi che ci sono stati, che affonda le radici nel passato. E noi abbiamo avviato una programmazione nella precedente consiliatura che dovrebbe portare a compimento proprio la rigenerazione di questa macchina amministrativa anche attraverso nuove assunzioni, per cui delle due l'una, visti i numeri che le ho detto, o potete o provvederete ad assumere questi 2.000 giardinieri annunciati in campagna elettorale, oppure bisognerà mettere mano alle assunzioni dai concorsi. Noi siamo ovviamente interessatissimi a sapere e a collaborare rispetto alle iniziative che intraprenderete su questo punto e su questi temi. Quindi, Sindaco, noi è la prima volta che ci ritroviamo a dibattere in aula con lei e la sua giunta, quindi io voglio augurarle buon lavoro e lo dico veramente con grande sincerità, perché è l'auspicio di tutti che lei riesca a fare bene. E il mio vuole essere anche un modo diverso di rivolgersi al Sindaco della Capitale, al netto di quelle che poi possono essere ovviamente le questioni su cui non si va d'accordo, le questioni di merito. E credo di dover fare questo e di rappresentarglielo anche, perché ciò nella precedente consiliatura, come diceva anche la mia collega Meleo in precedenza, non è avvenuto. Non è avvenuto e io ritengo che si debba guardare appunto alla sostanza delle cose in politica e non a cercare di annientare l'avversario dal punto di vista personale. Da questo punto di vista noi in questa consiliatura daremo un contributo anche finché vi sia un'inversione di tendenza. È noto anche che da parte sua mi pare ci sia un'onestà intellettuale che purtroppo, sono costretto a ripeterlo, è mancata da parte di qualche suo illustre collega. Non tocco a tal proposito il tema dei rifiuti, anche perché in sede di linee programmatiche non mi pare che ci sia ancora un'analisi compiuta da poter fare. E quello che dico, me lo faccia dire alla fine soltanto, è: avevamo sentito dire che gli sbocchi non potevano essere individuati al di fuori della città di Roma. Dalle notizie di stampa mi pare che si vada verso questa direzione. Analizzeremo anche questo punto. Per carità, io dal punto di vista personale non ho contrarietà, però a quel punto bisognerà fare anche i conti con quanto è stato fatto nei 5 anni precedenti. Io le auguro buon lavoro. E grazie.